Buongiorno, buonasera. Mi annoio, voglio condividere un caffè. Com'è? Mamma? Ma? Mami? Mamma? Faccio un espresso. Questo non è un placement. Faccio placement diretta. Così è un test di diretta che non faccio mai. Metto della musica, metto del 6ix9ine, del Snitch 9, che mi sta gasando tanto in questo periodo. Pipì? Dai, raggiungiamo i 2000 pure qui, giusto? Credo sia fattibile che io faccia 2 milioni di viewers nelle mie dirette. Il caffè è pronto. Chi si beve un caffè con me? Allora, ho cambiato. Ho la casa arredata. Faccio un tour della casa? Faccio un tour della casa. Faccio un tour della casa. Faccio un tour della casa? Faccio un tour della casa. Metto della musica prima. C'era Capo Plaza. Questa è la mia playlist. Cosa metto? Questa. La mia canzone preferita di sempre. Ok, prendo il caffè e facciamo un tour. Allora, si parte qua. Ho una cucina. Ho un avocado lì. Cazzo, spero di non avere cose compromettenti in giro per casa. Tipo indirizzi. Comunque, ho un avocado. Il mio fornello che devo lavare. Adesso c'è un po' di casino, ma non è così casinato. Qui ci tengo tutte le spezie. Le bottiglie di vetro. Sembro alcolizzato, ma non è così. Qui ho la dispensa. Vediamo la dispensa. No, non la vediamo la dispensa. Questa dispensa è bella. Perché ci tengo gli arti delle vittime. Psicopatico. Frigo triste. Molto triste. In freezer ho una mazzetta di soldi in questo momento. E non voglio farlo vedere. Poi, divano che ho spostato più in qua. Alzo la musica per rendere più bello il... Ok. Divano l'ho spostato più in qua per permettere di avere la TV più centrata. La TV l'ho montata io l'altro giorno. La vecchietta, la vecchina, non nominate la vecchina, per favore, grazie. Che è un poverina, nel senso. Lì è un camino, non credo sia funzionante. C'è un buco, ma non direi che, cioè, non funziona. Libri, quindi, nel camino. In caso dovessi... Che cazzo di musica è? Mickey? Chiunque tu sia, chi? Cioè... cazzo, è Canon in D. Comunque, qui c'è il divano che non è mio, è del proprietario della casa. La casa non è di proprietà mia. E la TV posso spostarla e guardare mentre cucino. La giro da tutte le parti, tipo così. Poi c'è il mio studio. Qui ho fatto la postazione da nerd classica con tutte le telecamere. Qui c'è la mascherina che ho macchiato di caffè ieri. Poi che altro c'è? Ho preso un nuovo computer per lavorare meglio. C'è il mio cappello, il mio dente del giudizio, tutta la mia vita. Poi andiamo nello studio su. La TV sta un po' in mezzo al cazzo. No. No, guarda che è spazioso qua, non sembra mai spazioso. Cioè, non lo so, no, non è così spazioso. Poi, qua su ho fatto la zona analogica della casa. Nel senso che qua si lavora solo con la carta. Mentre giù è tutta tecnologia, qua su è tutta carta. Libri, per bellezza, danno colore alla casa. E qui ci sono due puffi. Poi qua ho paura di riprendere, ho paura di beccare cose compromettenti.
Non so che cosa ci sia scritto. Comunque qui, da questa scrivania, mi metto a lavorare, a studiare sulla carta, e guardo fuori da questa finestra qua, si vedono i colli e mi ispiro, capito? Questo è uno studiolo, non so come sembrasse da giù, ma finisce qua, è così, è piccolo. Poi, cos'altro? Di qua, qui sono scatole perché ho traslocato, questo è un quadro col mio nome. Poi andiamo di qua, cazzo, chissà che cosa c'è qua. Ok, è dignitoso. Camera da letto. Armadio. Vuoto, perché ho appena traslocato e tutti i vestiti dove sono? Tutti i vestiti sono qua. Devo lavarli tutti. Dove li lavo i vestiti? In bagno. Anche qua ho paura. Ma perché sto facendo il tour della casa senza preparare la casa? Doccia. Finalmente posso stare in piedi in una doccia. Non so per chi... Cioè, non so se quelli che mi seguono hanno visto in che condizioni era il mio bagno prima. L'altra casa avevo una vasca, dovevo fare il bagno seduto. Posso stare in piedi, questo è lusso. Bidet, accesso, lavandino, detersivi e basta. La casa è questa. Ah, non sto bevendo il caffè. Avevo messo la musica per bere il caffè, cioè avevo messo la live per bere un caffè con il following. Ho riscoperto sta canzone qua che